Tark presente oggi ad Agrigento con l'appuntamento sui cioccolatini destinati, il ricavato sarà destinato ovviamente alla ricerca sul cancro. Ne parliamo con il dottore Di Betta. Questa è la giornata dei cioccolatini della ricerca che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro organizza in molte piazze d'Italia per sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica è qualcosa di molto impegnativo ed è anche di molto costoso e ha bisogno di un sostegno importante e noi come volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro oggi siamo a disposizione per offrire i cioccolatini, è una scatola di cioccolatini di ottima qualità con una donazione di 15 euro. Il significato di queste campagne di sostegno della ricerca è che il cancro è una malattia terribile che ha falcidiato le nostre famiglie, però è possibile combattere il cancro anche se è una battaglia molto difficile, ma non è impossibile, è possibile invece che noi mettiamo il cancro insieme, mettiamo il cancro all'angolo. Peraltro negli ultimi IRC esiste da quasi 60 anni, 59 anni, ma in passato la battaglia contro il cancro era una battaglia con risultati che erano alterni. Oggi invece c'è stata la ricerca scientifica e, come dice bene il Presidente della Repubblica, la ricerca di ieri è la cura di oggi, la ricerca di oggi sarà la cura di domani. Tutto questo ci deve incoraggiare a perseguire questa linea. Oggi tante neoplasie, e cito una a caso la neoplasia della mammella, oggi ci sono percentuali di guarigione che sono del 90%. Un altro esempio di patologia, ecco, di tipo che colpisce i bambini, un fatto ancora più doloroso, come le malattie del sangue, leucemie, linfomi e via discorrendo, raggiungono percentuali di guarigione che sfiorano il 100%. Naturalmente il fattore tempo è importantissimo, bisogna arrivare presto e bisogna arrivare cercando di avere anche una politica di prevenzione per poter meglio debellare questa malattia terribile. Il centro risponde sempre bene a questi appelli sulla ricerca per cancro, con tante iniziative, tra le tante oggi quella dei cioccolatini. Parliamone. Sì, è un momento importante perché siamo nell'ambito della settimana della ricerca, settimana nella quale tutti i ricercatori escono e lasciano i loro centri di ricerca, le università, per mettersi a disposizione della popolazione italiana tramite conferenze. Ieri, per esempio, venerdì siamo stati alla scuola media Garibaldi con un ricercatore, la dottoressa Aquilino della provincia di Agrigento, Fiore Allocchiello anche della ricerca siciliana, per fare una conferenza di prevenzione per i ragazzi. Tutto questo naturalmente fa conoscere fa conoscere e rende pubblico quello che realmente la qualità e i successi e gli obiettivi ancora da raggiungere dei nostri ricercatori, che sono tra i migliori a livello internazionale. La settimana della ricerca si conclude al Quirinale col Presidente della Repubblica, che riceve naturalmente tutto il Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente AIRC e i ricercatori, che vengono premiati con una medaglia al merito per gli obiettivi importanti raggiunti. Noi siamo qui sui mercatini, ringraziamo Coldiretti, ringraziamo anche abbiamo un'altra piazza proprio di fronte all'Istituto Comprensivo Seneto Plesso Castagnolo, e quindi Campagna Amica Green, perché proprio esplicitiamo questa necessità della buona alimentazione e dei corretti stili di vita.
che sono già una porta che il cancro difficilmente può sfondare. E di conseguenza quindi è importante oggi essere presenti, perché portiamo queste conferenze, abbiamo portato nella settimana queste conferenze in tutta la provincia e rinnoviamo la raccolta fondi con la donazione dei cioccolatini alla ricerca. Buona piazza a tutti, grazie Agrigento.